dice nella Bibbia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Tutti gli idolatri, se non si ravvedono, andranno all'inferno. Questa è la parola di Dio. Tutti coloro che hanno dato il cuore all'idolatria andranno all'inferno. La Bibbia dice che non è la religione che salva. La Bibbia dice non è la religione che salva, ma il Cristo Gesù. Oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Carissimi, queste sono parole di vita. Sentite questi stolti che spendono il loro tempo a ubbidire al Dio vivente. Sentite che non è la nostra parola, ma è la parola di Gesù Cristo, il nostro Signore, colui che è morto per tutti gli uomini, affinché chiunque ti riceve non sparisca all'inferno dietro alle cose vane di questo mondo. Alleluia! Tutte le cose che l'uomo ha inventato andranno al fuoco eterno, anche coloro che si mettono a collaborare con il peccato andranno all'inferno se non si ravvedono. Alleluia! Il Signore vi vuole salvare, vi vuole guarire, vi vuole liberare. Perché ci sono ancora nelle strade d'Italia dei cristiani che vanno alla messa e si traversano da pervertiti a dare, oh alleluia, gloria a te Signore, grazie che tu riveli questa verità a queste anime Signore che sono cieche. Ravvedetevi affinché potete avere la salvezza delle vostre anime, cari. Alleluia, un giorno sarà troppo tardi. È un fuoco ardente, aspetta tutti coloro che disubbidiscono alla parola di Dio. Alleluia. Allontanatevi dalle feste perverse di questo mondo. Il Dio non dice di queste feste nella Bibbia. Il Dio non dice, non parla di queste feste nella Bibbia, carissimi. Voi dite che siamo cristiani, dove state andando? Dove state andando, caro uomo, caro donna che ti travesti? Dove sei di diretto? Dove andrà la tua anima un giorno? Il giorno del giudizio è... Alleluia, gloria a Dio! È per questo che il Signore ci ha mandati a gridare la salvezza che è solo in Gesù Cristo. E oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori. Alleluia! Alleluia, sangue di Gesù, c'è potenza nel sangue di Gesù, c'è potenza nel sangue di Gesù.